Oggi parliamo di una delle camere 360 più interessanti che si trova in circolazione sotto l'aspetto qualità-prezzo. Ciao a tutti ragazzi, sono sempre Luca e bentornati sul mio canale Raw Therapy. Oggi parliamo di lei, l'Insta360 One X, che è davvero una delle camere 360 più interessanti per il prezzo che state pagando. È stata associata per tanto tempo come diretta rivale della GoPro Fusion, che costava praticamente quasi il doppio del suo prezzo di circa 400 euro. Ora invece la GoPro Fusion è vecchiotta ed è diventata anche lei a 400 euro, ma una volta questa qui comunque costava la metà. E per la metà del prezzo offriva davvero praticamente le stesse cose, se non addirittura qualcosa in più. Diciamo che GoPro Fusion io l'ho sempre preferita perché a livello di immagine comunque secondo me aveva quel qualcosa in più che la rendeva veramente unica per il format in cui è fatta, cioè una piccola camera portatile action cam. Questa è sempre un action cam, ma la differenza, ad esempio, è che non è waterproof. Sembra un pochettino meno resistente rispetto alla sua compagna Fusion, che invece è davvero fatta molto molto solida. Tranne che ovviamente io recentemente l'ho rigata sulla lente e per quello si può fare ben poco. Per il resto diciamo che si equivalgono in tante tante cose, a partire dalla stabilizzazione interna integrata che funziona molto molto bene. Valeva una bella sniffata, devo dire, ovviamente non è la sniffata col odore GoPro, basta cavolate. Ed eccola qui, wow, devo dire che questa Insta One X è veramente incredibile. Già in mano è molto più leggera rispetto a Fusion innanzitutto, e già in mano si può sentire che la qualità è molto molto alta, ma come dicevo stiamo parlando di un action cam un po' meno action cam rispetto alla GoPro Fusion. Vedete che ha questa porticina qua micro USB scoperta, ha tutti questi tastini eccetera scoperti, mentre qua vediamo che a sede la batteria, e da qualche parte, cioè qua sotto, ha anche sede quella che è la micro SD, che in questo caso è anche già inclusa. Operazione delicatissima, chirurgia estrema. Ok, ce l'ho fatta. SanDisk Extreme, che va sempre bene. Se la volete far assomigliare in tutto e per tutto a GoPro Fusion, dovete metterla all'interno di un case. Esistono due tipi di case, uno più protettivo che la porta sotto l'acqua fino a qualche metro, esattamente come Fusion così com'è, e un altro case invece che la porta mi pare fino a 40 metri. Detto questo non mi sembra un gran problema, non mi sembra un gran problema perché comunque non è che la portiamo sempre in acqua e questa cosa qui sicuramente ci fa risparmiare un bel po' di peso. Ok, vediamo se c'è altro all'interno della scatola. L'Insta era qui, guardiamo sotto. Sotto guardate che bello, c'è Insta360 in realtà, e l'avevamo visto anche l'unboxing dell'incredibile Insta360 Pro 2, dove ogni cavetto, ogni piccolo accessorio è contenuto in una piccola scatolina. Quindi questo ci fa capire una cosa, ci fa capire che Insta360 è una ditta molto molto stabile, molto molto seria, che ha venduto tanto, soprattutto al settore professionale. E quindi questi piccoli dettagli li cura, e non è la solita marca cinese che ci si può aspettare dal distretto di Shenzhen. Comunque, a parte di nuovo queste chiacchiere, andiamo a vedere che cosa è contenuto. Allora, gli stessi adesivi che erano contenuti anche nella mia Insta360 Pro 2 da 5K, manualetti vari di istruzioni, e il pezzo forte è sicuramente questo piccolo case in neoprene con questo cinturino veramente molto old fashion. La inseriamo, boom, qui così.
Oddio, potevamo farlo. È un po' giustino, eh? Mi fa un po' paura tenerla qua dentro. Finiamo di guardare le altre due scatoline. Uno, Connect Computer, che suppongo sia semplicemente un cavo angolato micro USB. Parte importante, la batteria, che ha le dimensioni abbastanza di quella di una GoPro. Direi che la vado subito a inserire. La inserisco e vado a mettere questa bellezza in carica, così l'andiamo subito a provare. Ma prima accensione qui insieme. Vi faccio vedere le altre cosine che mi sono arrivate, tra cui un bellissimo selfie stick della Insta360, Minimal Design for Bullet Time, perché questo qui dovrebbe avere un piccolo snodino così che si gira con un cuscinetto e fa una cosa fighissima, tipo un vortex attorno a voi. Figo. Comunque questo qui in realtà è un semplicissimo bastone selfie, devo dire molto molto rigido. Guardate che roba, bello bello leggero, è un prodotto sicuramente molto di qualità. Poi, visto che probabilmente avevo intuito che questo portacamera non mi sarebbe piaciuto, in realtà mi è arrivato anche il Lens Cap, questo qui, che eccolo qui, è questo cappuccetto, si inserisce così. Beh, questo è fantastico, dai, questo qui è bellissimo, altro che. Devo dire che sarà molto molto utile e lo utilizzerò tanto con questo, anziché con l'altra custodia. Poi guardate qui, per completare l'armamentario, anche il drone bundle, praticamente un piccolo bastoncino che si attacca sotto il Mavic 2. Vedremo quando lo andrò a testare, perché sono sicuro che vengono fuori delle immagini pazzesche. E poi forse il pezzo forte, quello che più di tutti voglio assolutamente provare, voglio provare questo punto di vista in tutti i possibili sport e situazioni, questa specie di cinturone che praticamente serve da mettersi appunto addosso, attaccarci qua questo selfie stick. Cioè, veramente un game changer questo qui, lo proverò in tutte le situazioni, verranno dei filmati pazzeschi, cioè. Wow, non vedo l'ora. Quindi direi di andarla subito a mettere in carica e veramente non vedo l'ora di girare un po' di roba con questo giocattolino. Looking backwards and I'm making sense. I'm interested in all that flourishes from ignorance. Nothing in my way now except for my own years. The world is spinning and I'm dizzy staring at the stars. Bene, avete visto di che cosa è capace lei, l'Insta360 One X, è come avere praticamente un drone che vi segue sempre, soprattutto con l'attacco, diciamo, quello lì a cinturone che si pone dietro di voi,
diventa veramente una figata, perché ve la dimenticate, non ingombra nemmeno tanto e fa queste veramente punti di vista pazzeschi. Devo dire che è molto molto comodo da utilizzare, ma ovviamente richiede un po' di post-produzione che si può affrontare in due modi: o classicamente a computer, utilizzando il programma proprietario Insta Studio 2019, non questo qui che è quello per la Pro 2, e sostanzialmente appunto è un programma che si apre, andate a sticciare quello che avete girato, il programma è molto molto automatico, voi prendete la cartella dove stanno i vostri file sulla micro SD, la buttate nel programma, state lì, mettete in render tutte le cose che volevate fare con ben poche opzioni di personalizzazione, e praticamente lui poi vi sputa fuori la foto oppure il video a 360, che si può già caricare così com'è su social e quant'altro. Se volete andare lì a elaborarlo ulteriormente, potete passare naturalmente dai programmi di editing video più diffusi, come ad esempio Final Cut, Premiere, eccetera, e poi andare ad esportarlo con tutte quante le reframe, quindi di andare a renderli più grandangolari, fare degli zoom, girarli. Vedete che prima io ho gestito tutti questi movimenti di camera in realtà soltanto con dei banalissimi keyframe. È un argomento che abbiamo già affrontato con Fusion ed è totalmente simile con Insta360 One X. Le foto invece vengono esportate così come sono. Se volete andare a, diciamo di nuovo, modificare la proiezione, fare un reframe di quello che andate a vedere, quindi con tutte le visuali di Little Planet eccetera per intenderci, dovete passare da un viewer e dopodiché salvare la proiezione della foto. Questa cosa qui non potete farla da Insta360 Studio. Quello che però si guadagna è sostanzialmente un po' di velocità, perché se con Fusion ho notato dei tempi di rendering veramente molto molto lunghi, devo dire che con questo programmino qui è molto più leggera, il computer viaggia meglio e soprattutto è un programma che crasha poco poco spesso. Pensate che Insta360 ha programmini dedicati per ogni suo device e funzionano molto molto bene. E un'altra, diciamo, cosa che Insta360 è abituata a fare è di rilasciare molto molto spesso tanti aggiornamenti firmware per tutte le sue fotocamere. Per quanto riguarda l'editing da smartphone, praticamente è altrettanto semplice, perché guardate qua, abbiamo la sua applicazioncina, che è questa qui, non la Pro One X, l'apriamo. Adesso io qua l'ho accesa, andiamo sulla camera che è qui. E qui abbiamo l'applicazione con tutte quante le possibilità. Quindi qui abbiamo ad esempio la galleria. La galleria serve per andare a scaricare gli eventuali filmati. Non si possono visualizzare quelli in RAW. E appunto da qui tutto ciò che abbiamo fatto a computer in realtà è molto molto più veloce. E guarda che faccia da pirla che c'ho. Molto più veloce, vedete che per fare un reframe basta usare le dita, è tutto quanto molto più veloce. Voglio salvare questa schermata oppure voglio scaricare il video, guardate qua, questo qui è il video, possiamo navigare tranquillamente, tutto molto più semplice. C'è anche una sorta di editor per mettere i keyframe, insomma tutto fatto molto bene. Sta a voi scegliere quale dei due device. Io personalmente preferisco usare il computer, ma anche, diciamo, a telefono per una condivisione più veloce funziona molto bene. Tutto molto valido, tutto funziona bene, e quindi io direi che questa Insta360 One X è assolutamente promossa a pieni voti. Piccolina, leggera, un pochettino più delicata rispetto alla sua sorella Fusion, però assolutamente comoda, comoda da portarsela dietro. Guardate qua, io me la sono ficcata nello zaino tantissime volte, magari quando non ho dietro il computer, tac, c'è il telefono, si fanno le cose lì e siete belle che a posto. Quindi ragazzi, io spero che la recensione della Insta One X vi sia piaciuta. Presto dovrebbero arrivare anche altre novità da Insta One X, e in realtà sono già uscite, sto parlando di Go, che in teoria dovrei provare presto. Torneremo a parlare ancora di video 360 in questo periodo con le nuove uscite, perché uscirà anche probabilmente una nuova Fusion che probabilmente andrà a battere tutta la concorrenza. Staremo a vedere, parleremo anche ovviamente delle camere 360 professionali come la Pro 2, che in questo momento è nella stanza di là che aspetta di essere usata. Io sono sempre Luca, siete sempre su RAW Therapy, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!